Religione e mobilitazione civile si sono intrecciati sabato scorso in un'iniziativa nel ricordo del martirio di Don Pino Puglisi, ucciso alla mafia il 15 settembre del 1993. Le comunità e i gruppi parrocchiali di Bagheria, con a capo padre Francesco Michele Stabile, si sono mosse in pellegrinaggio verso Altavilla Milicia per la Marcia della Speranza, il classico viaggio ma anche un cammino di liberazione dal dominio mafioso attraverso l'impegno e il senso di corresponsabilità. La marcia è partita alle 15.30 allo stadio comunale di Bagheria e si è conclusa alle 19 con la Santa Messa al Santuario della Madonna della Milicia. Ma io personalmente penso che ci sia la speranza e poi come credente, come cristiano, penso che ogni cristiano debba avere la speranza del cambiamento e siamo qui per questo, come chiesa, come gruppi parrocchiali, come associazioni. Noi crediamo che qualcosa possa cambiare e andiamo per strada a testimoniarlo. E scendere in strada significa anche scegliere, saper schierarsi, e noi ci schieriamo per la giustizia, ci schieriamo per gli oppressi e preghiamo per la conversione degli oppressori. Ovviamente noi speriamo che non ci sia più un martire, che non ci sia più un eroe che ha versato il sangue e è stato ammazzato per testimone della giustizia, perché se ognuno di noi riesce a farsi testimone di giustizia, ad avere l'ansia della verità, non saranno più anniversari da festeggiare.